Ragazze, ragazze. Ma dolci sono miei. Oh, ma tu non sei niente. Non sei di consiglio. Ladra, ladra. Mettetela. No, restituisci subito i dolci a te. Oppure danne qualcuno anche alle tue compagne. No, no. E poi dice di essere la mia migliore. Scioccona, lo facevo per vederti andare in folla. Prendetecene per tutte. Ragazze, un po' di serietà. Le vacanze sono finite. Ma no, l'estate è finita. No scuola, studio, niente più vestiti chiassosi, ma la severa uniforme del collegio. I ricciolinei devono sparire. Stanotte, come già sapete, pernotteremo in città. E domani mattina all'alba proseguiremo per il collegio. E come si chiama questa città? Amiens. Finalmente di entrare all'Accademia. E lì col tuo ingegno, con la tua eloquenza diventerai. No, io non so quello che diventerò, ma certo non c'è nulla che mi appassioni come lo studio. Quando hai deciso di partire per Parigi? Il seminario si apre tra pochi giorni. A Parigi potremo riprendere la nostra vita in comune. Guardate là i due catoni. Ma sono il giovane e catoni il vecchio. Ma che, loro sono vecchi tutti e due. Buonasera, De Grier. Buonasera, signora. Non possiamo. E che, dovete andare alla predica? Sì, restate un po' con noi. Restate, mi farete piacere. Non possiamo davvero. Perché? Vi terremo allegri. Ma io non sono triste. Oh, con quella festa da funerale, ma via. Il sergente Lescaut paga da bene per tutti. Ma sì, vinco, posso pagare anche per voi. No, grazie. Potreste almeno consolare la mia vedova. Buonasera. Perdete il più bello spettacolo della giornata. L'arrivo della carriera di Arras. Guardate! Fate scaricare i bagagli. Presto, figliuole, salite di sopra. Una sola resterà a guardia dei nostri bagagli. Sperate, signora, che rimanga lì. Perché? Il viaggio mi ha fatto male e vorrei prendere un po' d'aria. Va bene. Vieni subito, però. Grazie, signora. Presto, figliuola, presto. Venite. Quante belle ragazze. In collegio a fuori. Scusa un momento, cara. Dove vai? Torna subito. Cos'è? Ti dai alle collegiali adesso. Quanto sei stupido. Ah, credi che non mi sia accorta dello sguardo languido che hai dato quella biondina? Ti ripeto di non dire stupidaggine. Giudizio, eh? Perché ti cavo gli occhi, sai? Ti cavo gli occhi, sono oh, insomma, lasciami andare e non muoverti più. Se vi sentite troppo, su. Ma che hai? Non ti so dire quello che provo in questo momento. Andiamo. No. Non lascia andare. Finché lei resta, voglio restare qui a te. Cara la mia piccola cugina, hai fatto un buon viaggio. Ho una malinconia da morire. Sono decisa di non ritornare più in collegio. Ma è proprio vero. Credevo che la tua lettera fosse uno scherzo. Portami con te a Parigi. Non sei fatta. Ti ho sempre considerato come un fratello. Ed è ben per questo che ti impedirò di commettere una pazzia di questo genere. Sono decisa, scapperò. Vada, avvertirò la direttrice. Non lo farai, mi vivo troppo bene. Mai così poco. Oh, senti chi parla, la bestia nera del... Ma no! Bisogna che vada, e tra poco tutte dormiranno. Aspettami stasera alle 10. Dove? Là dietro il cancello, addio. Eccomi, sono qua. Ma no. Dov'eri? Avevo tanto bisogno di prendere un po' d'acqua. Ora sto bene. Vieni, cara. Andiamo. Scusate, Lescaut. Che?
È la vostra fidanzata. Una fidanzata io? Ma cosa dico? È una mia cuginetta. Ho proprio creduto che fosse la vostra fidanzata. E va anche lei a posto. Dovrebbe, ma non vuole assolutamente ritornare in collegio. E voi non la conoscete, ma quella è capace di commettere qualche fatica. Bisogna impedirglielo. Ma se non sbaglio, voi... Sì, scusi. È la prima volta che provo un sentimento così strano. Bisogna che le parli. Sarà difficile, ripartono domattina all'alba. Come fare? Ho un'idea. Ma le mie idee non maturano se non le annaffio col vino. Venite, faremo una partita ai dati. Non sapete giocare, vi insegnerò io. Manda Lescaut. Perché? Perché devo parlare. Di che? Di me e di voi. Ma io non vi conosco. Neanch'io vi conoscevo sino a qualche ora fa. E adesso non potrei fare a meno di voi. Ma, signore... So che non volete tornare in collegio. Che volete fuggire. Lasciate che vi accompagni. Voglio tornare a Alberto. Vi giuro che le mie intenzioni sono oneste. Scriverò a mio padre, gli spiegherò tutto. Voi non mi conoscete, avete ragione di dubitare di me. Ma la mia famiglia è una delle migliori di Pelletier, ci possiamo dire ricchi. Ma io non sono ricca. Che vuoi? Vi presenterò a mio padre, vi vorrà subito bene, ne sono sicuro. E ci darà tutto, tutto quello che vorrei. Credete? Sì. Mio padre è un uomo severo, con idee un po' antiquate, ma è buono. E soprattutto mi vuole molto bene. Credete. Sento che siete sinceri, che siete buoni. Ma io... Non continuo. Vi renderete troppo invidioso. Mi piacete, ve l'ho detto. Ma come posso? Esco il partito. Col suo reggimento sarete obbligato a tornare in collegio. No, no, questo mai. Fermate tutto. Datemi le vostre mani. Oddio, che mani fredde. Ho paura. Di che? Non so. Adesso non avete più paura. No! No! Il signore ha scoperto la tua assenza. Torna! Torna, torna subito! Ma sei ancora in tempo! Si può trovare una scusa! Non piangere, Teresa. Tanto non ci sarei rimasta lo stesso con voi. Yo.
signor De Brienne. Signor servitore generale, fatemi parlare col marchese Di Brienne. Sua eccellenza deve recarsi subito dal re. Possibile parlare. Cosa vuol dire ferrigno potente? Novità, mio giovane Leser. L'eccellenza vostra è desiderata a Versailles. Madame de Montarlier ha letto con la febbre. Giunone la cavalla bianca di vostra eccellenza è guarita. Già, non ti pare che il mio viso sia un po' stanco questa mattina? Oh no, l'eccellenza vostra non è mai stata così. E così. Così. E infatti ho un giorno di più. E appunto per, voglio che nessun estraneo assista alla mia toilette. A una certa età. Sarebbe una grave influenza. Non quando si è ancora tanto amati dalle donne. Andiamo, Leser, che novità? Tra i più gravi affari dello Stato. Ma che Stato? Ma che Stato? Notizie della cucina. Sono a Parigi da poco più di 6 mesi. Vengono dalla provincia. Sposati? No, amati. Ah, e condizione? Lui è di una buona famiglia di Pelletier. Ma questo De Grier... Si chiama De Grier? Sì, eccellenza. È la ragazza Manon Lescaut. Cosa fate qui? Via tutti! A che pensi? A tante cose. Cattivo, tu devi pensare soltanto a me. No, non pensare più. Torniamo a casa piuttosto, tanta fame. Se tu sapessi, a volte provo un grande rimorso. Un rimorso? Sì, di non averti sposato. E ti preoccupi di questo? Naturalmente. Abbiamo tanto tempo dinanzi a noi. Hai ragione. Bisogna che prima io trovi il modo di guadagnarti la vita. È facile. Oh, non tanto. Potessi valermi delle amicizie di mio padre, allora sì, ma siamo costretti a nasconderci. Stai tranquillo, in qualche modo faremo. Ma che non abbiamo più denaro, sai? Ebbene, non possiamo comprare a credito. Madame Genie. Chi è? La sarta, no? Ah, già. Mi ha fatto vedere dei vestiti così belli. Posiamoci ora un momento, allora. Ma sì. L'ho notata un giorno mentre entrava in casa sua, là di fronte. Adesso quelle finestre sono chiuse. Ma generalmente sono spalancate, canta, ride, vola da una sta all'altra. Non ho mai visto una creatura come quella. E si adora. Sì, eccellenza, ma i due colombi devono essere piuttosto a corto di batteria. Tutti i fornitori poi intorno avanzano qualcosa. Buono a sapersi, per bambine come quella, basta così poco. Ci penseremo. Io. Siete stati sempre pagati. C'è 2 mesi che non ricevo. E sembravano 2 persone. Fidati. Silenzio, ve ne prego, altrimenti vicini. Sentitelo, vorrebbe che gli si facesse anche fare una bella figura. Mettete fuori i quattrini, quant'è vero. Vedrete di che cosa sono capace io. Tenete, ma andate via. Non posso darvi altro. E sta bene. Ma vogliamo... Senti. Andate via. Andate via. Thank you.
capo. Perché? Quello è orribile. Non ci pensare più. E Dino Gruzzolo si era fatto il calcolo di viverci un anno. È incredibile come il denaro se ne vada alla svelta. Si fosse almeno comprato un bel vestito che abbiamo visto da Madame Jenny. Lo compreremo lo stesso. Ecco. Vedi che abbiamo fatto bene a non sposarci. Perché? Se ti sarai stancato. Che cosa? In certi momenti. In certi momenti, come? Credi che non ci pensi a volte. Ma sì. Eri ricco, tuo padre ti adorava. Ora sei costretto a nasconderti perché tuo padre non ti venga a prendere. E devi lottare ogni momento col centesimo. Tutto per causa mia. Puoi continuare così. Ma sì, tesoro, ma non capisci che nessun sacrificio mi sarebbe troppo gravoso. Ti voglio bene. Ti voglio bene, ti voglio bene. Chiedimi qualunque cosa, la farò. Sta per essere, vadano pure. Oh, ma attenzione, nessuna imprudenza. Passeranno per la porticina del giardino. In questo momento la ragazza è sola in casa, come è uscito poco fa. Andate pure. Un momento. Toglietevi quel vestito. Avanti, via quel vestito. Siamo mercanti, possiamo mostrarvi delle cose bellissime. Grazie, non ho bisogno di nulla. Soltanto per curiosità, per curiosità. Profumi, essenze rare, cipri orientali, sete, broccati, perche. Guardate. Vedere non costa nulla. Entrate. Venite in salotto. Guardate, non si resiste alla tentazione. Buongiorno padre, il signor Tiberio per cortesia. È partito per Ex. E quando tornerà? Fra tre mesi. Tre mesi? Deve fare gli esercizi spirituali. Capisco. Gli scriverò che indirizzo? Convento di San Marcello. Grazie, buongiorno padre. Ma è possibile che non vogliate proprio nulla? Non una fiala di profumo, non una scatola di cipria? Nulla, nulla. Provate un momento questo velo. Un momento solo, davanti allo specchio. Sono sicuro che vi starà divinamente. Siete bellissima con quel velo. A voi, prendetelo. Oh, non costa molto. Non importa, non posso comprarlo. Peccato, vi stava così bene. Riportiamo via tutto. Andremo nel palazzo di fronte. Il marchese de Brienne farà certamente ottimi acquisti. Conoscete il marchese de Brienne? È uno degli uomini più influenti a corte. Il re non muove foglia senza di lui. Guardate, abita là, in quel palazzo. È un uomo immensamente ricco. Palazzi, gioielli, carrozze. C'è un gran pranzo stasera. Il marchese, dicono, festeggia un grande avvenimento. Ha abbandonato la sua amante perché si è innamorato di un'altra donna. Una donna giovanissima, bellissima. Fortunata lei, De Brienne, capace di mettere ai suoi piedi tutta la sua fortuna.
È un uomo molto generoso. Ma davvero non l'avete mai notato? No. Ma lui certamente avrà notato voi. Certamente. Beh, andiamo che è tardi, Se poteste lasciarmi il profumo, la cipria e il velo, potrei pagarvi fra qualche giorno. È impossibile, madamigella, dobbiamo ripartire subito. E chissà mai quando ritorneremo. Buonasera. Salam alaikum. Ho fatto paura. Tiberio è partito da Reggio. Tornerà fra 3 mesi. Ma non ti inquietare. Non ti inquietare, gli scriverò subito. Tiberio è buono e non si rifiuterà. Lo sai che non ti voglio vedere così. Come? Così triste, così pensieroso. Ti voglio bene. Voglio bene a te solo, non importa d'altro. Oh, finalmente. Chiedo scusa. De Brienne, voi dovete essere innamorato. Cos'è che ve lo fa supporre? Trascurate quella povera Montardi. Ve l'ha detto lei? No, ma basta il fatto che non sia stasera, mi sembra. Sì? Già. De Brienne ha confessato. Che sono innamorato. E di chi? Vogliamo sapere, Confessa, De Brienne. Forse sì. Questa volta sono innamorato sul serio. Ma di chi? Non lo saprete mai. Guardalo. E chi è quel palazzo? Del famoso De Brienne. Come lo sai? Lo sanno tutti. Quella sì, che deve essere gente felice. Finalmente ho l'indirizzo di tuo fratello. Vive con una donna, una certa Manon Lescaut. E che volete fare, papà? Quello che intendo fare non ti riguarda. Eppure, io non vorrei, papà. Cosa non vorrei di quel genere? E non vorresti che io tentassi ogni mezzo per salvarlo? So bene quanto mi siate severo. Con gli amorali, con i dissoluti, sì. Sono magistrato onesto, non posso avere 2 leggi. Una per la famiglia e una per gli estranei. Tu partirai per Parigi, con 3 dei nostri uomini più fidati, e ti recherai dal marchese di Brienne. Il signore che vi ha scritto? Sì, da quello. Avete commesso quest'infamia? Sì, ho scritto a suo padre. Perché? Perché era il solo modo per avervi, separarvi da lui.
Ma io non mi separerò mai da De Grie. Mai? Oh, ma il padre lo farà tornare a casa. Gli dirò che fuggiremo. E dove? Ah, ma voi dimenticate che io conto qualche cosa in Francia. Siete carino. Ma bambina, quanto credete che possa durare questa storia? Siete rimasti senza... Tra poco non avrete più nemmeno da mangiare. E allora? Voi non sapete che cos'è l'amore a stomaco vuoto. Non voglio più ascoltare. Andate via. Certo che me ne andrò. Non deve tornare fra poco il vostro amico? Sarà la 100ª volta che torna a casa senza aver trovato nulla. Oggi il pane non ci manca, se Dio vuole. Il pane? Ma una ragazza come voi può accontentarsi del solo pane. Ma voi avreste diritto ai gioielli di una regina. Guardate. Queste sì, che sono veramente degne di voi. Non mi importa i gioielli, non mi importa di niente. Ma ragionate. Volete che De Grie vi accusi di avere troncato la sua carriera, di avere rovinata la sua vita? Oh no. Gliel'ho detto che se vuole è libero. E ha rifiutato, naturalmente. Succede sempre così. Ma che delle coppie finiscono con l'odiarsi, lo sapete? Con l'odiarsi? Sì. E anche voi, quando sarete vecchia, rimprovererete a lui di avervi impedito di avere tutto quello che la vita può dare. La gioia, la ricchezza. Siete bella. È possibile che possiate vivere in questa miseria. Ma io sono felice. Felice? Riflettete su tutto quello che vi ho detto. E poi... Adesso io vado. Ma vi aspetto. Ricordatevelo. Vi aspetto. Durante il pranzo ti ho osservata, non hai detto una parola. Ma cosa? Niente, caro. Credo di aver scoperto l'indirizzo di Lescaut, sai? È un ragazzo svelto, Lescaut, saprà certamente trarci faccia. Ci vado subito. Non bisogna perdere neanche un minuto. E dopo andremo alla fiera d'hotel, ci divertiremo. Su, 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 niente più lacrime. Allegra, allegra, allegra. Non andare. Domani non si saprebbe più come andare. Domani. Lascia, lascia, lascia. Get
stressata e mal di testa. O meglio. Qua tutti vi aspettavano con una tale impazienza. Ecco che vengono a farmi la corte. Guardate, tra poco li avrete tutti ai vostri piedi. Questa sera siete divine. Le Brienne è il più fatto dei mortali. Apparite voi e sembra che si accendano mille candele. Le Brienne ostenta la sua nuova conquista con vecchio... Però che sia graziosissimo, no? Che cosa potete desiderare? Non. Cavaliere di Sandy, parlare a questo momento. Brienne spende somme tasse per lei, eppure non se ne vede. Ah, queste donne, non si sa mai che cosa vogliono. Basta. Di che? Andiamo di là a bere. Già stanca, cara. Fate cessare le danze. Perché? Voglio cenare, voglio bere. Ma è presto per la cena. Vi ripeto che io voglio cenare. Sta bene, come desiderate. Cena. Speravo che saresti diventato ragionevole. E invece nulla hanno valso questi due mesi di segregazione. Ma il tuo male è inguaribile. Ma come ti ostini a credere ancora che ti abbia voluto bene? Ti ha tenuto finché hai avuto due soldi in tasca, poi soddisfatta di te fare con un'altra. Mentite. Tu ti permetti di dire a me? A questo sei ridotto. A mancarmi di rispetto. Non mendisco, lo provo. Chi ha dato l'indirizzo mi ha scritto? Lei? Non ci credo. La prova è il fatto che adesso vive con costui. Non è vero. Ma stupido che non sei altro. Credere alla fedeltà e all'amore di certe donne. Ma no, non è di quello. Adesso questa tua Manon vive da gragnora. A cavalli, con se gioielli, passa di festino, festino. Cosa io te l'ho detto per il tuo bene, sono verità sante. Magari per un giorno, no, magari no. Per un'ora, voglio vedere no. Tu ritornerai su nella tua stanza all'ultimo piano e vi resterai finché non sarai diventato ragionevole. Sarà inutile che tu cerchi di corrompere ancora i tuoi guardiani. Ma io sono sicuro che in te la ragione finirà col prevalere. Va, figliolo. Quanto si sforzi non riesce ad essere allegro. Non sa sorridere, lo vedi un po'. Ah, vedrete che De Brienne saprà domesticare. Ho paura per De Brienne, non vorrei essere al suo posto. Decisamente, ma no, non si mette. Neppure De Brienne. Io sì. Io saprei renderla felice. Basta, De Brienne, basta con questa storia. Volete farmi morire dal ridere? No, ma no, voglio tenervi allegra. Potete proprio dire di esservi riuscito stasera. Finalmente, era ora. Sì, sì, non voglio pensare più a niente. Da bere, datemi ancora da bere. Date qua. Allegri,
Allegria, viva l'allegria! Brindiamo alla bellissima Manon Lescaut e al grande Debrie che sa offrirsi dei bocconcini così prelibati. Ma non importa. Ha ragione lui. Un bocconcino prelibato. Ecco quello che so. Ma no, voi siete la creatura più deliziosa che esista al mondo. Credete? Siete varia come una giornata d'aprile. E voi monotono come una serata d'inverno. Ma no. Graziosa, eh? Graziosa. Debrie ha trovato finalmente chi gli dice il fatto sì. Io sono certa che fra un'ora la metti alla porta. No, no. Malgrado la vostra esperienza, contessa, voi conoscete poco gli uomini. Però mi piace la piccina, tutta pepe. Proprio quello che ci vuole per Debrie. Tutti vi temono, non è vero? Tutti vi corteggiano. Io invece. Cara, voi non la conoscete. È una testolina così bizzarra. Graziosa, quella della serata d'inverno. Basta! Basta! Non ridete più! Non scherzo! Io vi odio! Odio tutta questa gente che vi circonda! Odio tutto qua! Ma no! Non toccatemi! Lasciatemi! È una piccola crisi di nervi. Le accade qualche volta, ma non è nulla, passerà, scusate. Apritemi, siate buona. Non vi farò nessun rimprovero per quello che è successo stasera. Così, andiamo. Aprite, ma no. Dell'amore. Ma guardate un po' se questo è un delitto. Ma ora se Dio vuole si torna a Parigi. E là sì che ci divertiremo. Tanto più che avrò quattrini. Hai scoperto un tesoro. La mia cuginetta si è messa con un gran signore. Potrò avere tutto quello che vorrò. Ma guarda che fortuna che ha detto. Sei fatta bella. So che sei venuto a cercare di me, ma al palazzo non posso riceverti. Fuori quando vuoi. È geloso? Anche dell'aria. E quell'altro di quel
povero De Grier, hai saputo più niente? Nulla. Pare che sia diventato un grand'uomo. Come lo sai? Siamo stati di guardia l'altro giorno alla Sorbona, c'era il re. Non si sentiva parlare d'altro grande oratore. Lui? Sì, De Grier. Come fai ancora a lui? Oh, che c'entra. Sposa, ecco. Sarà buffo ritrovarlo sotto le spoglie del predicatore. Quando è così? Perché sarebbe davvero una bella sciocchezza lasciare tutto questo ben di Dio per quello spiantato. Oh, ma che dici? Io non lo farei mai. Volevo ben dire. Tu mi somigli troppo piccina per non avere un sacrosanto rispetto dell'oro. Forse. Dunque prezzo un posto che mi sa di vedere senza essere visto. Se me lo farai avere il tempo, avrai il doppio di quella storia. Non si può riflettere sui precetti morali senza essere stupiti di vederli rispettati e trascurati insieme. E ci si chiede la ragione di questa bizzarria del cuore umano che gli fa approvare le idee di bene e di perfezione dalle quali poi in pratica si adotta. Eppure, i più dolci momenti della vita sono quelli passati a ragionare liberamente sulle attrattive della virtù, sulle dolcezze dell'amicizia, sui mezzi di raggiungere la felicità e le debolezze della natura, felicità. Troppo spesso ci hanno fatto. Però è un bel giovane, il guardo strano, però deve essere un uomo che ha molto sapere. Potrei parlare col cavaliere De Grier? Chi dobbiamo annunciare? Dite una dama che ha bisogno di consigli. Lo faccio per dire, accomodatevi. Darvi gioielli e palazzi. Tornato al vostro amico. Ah, ho tentato di giustificarmi di fronte a me stessa, pensando che sarebbe stato per il tuo bene. Non era bene. Avete il coraggio di confessarmi? Per dimostrarti il mio pentimento. Non lo credo. Volevo accumulare una somma che ci permettesse di vivere insieme, felici. E avete potuto credere che avrei accettato? Credevo che tu mi amassi tanto da non potermi rifiutare. Ed era tanto vero allora che ho fatto credere a mio padre di essermi pentito perché mi permettesse di tornare qui a Parigi. Ma poi ho saputo tutto della nostra vita. Ed ho provato un totale disgusto. Non dire quello. No, non dire questo. Non puoi avermi dimenticato, lo so, lo vedo. Lasciatemi andare. No, ascolta. Lasciatemi andare, vi dico. Sei tu che devi perdonare. Quanto devi aver sofferto. Sono stata cattiva, hai ragione. E che ti ho mancato persino del necessario. Ma poi ho capito che di necessario non ci sei che tu. Cara. Cara. Andiamo. Io ho una carrozza all'anno. Non posso che con una piccola somma. Non importa, penso io. Devi fidare me. Oh, finalmente!
tardi, capito? È tardi, io non la posso andare. Fate presto, altrimenti mi metto a tavola da solo. Anzi, mi metto a tavola senza. Cosa fa? Ma no, ma no. In così poco tempo non possiamo aver speso 40.000 franchi. Ecco che Manon casca un'altra volta dalle nuvole. Capirai, mi pare una cosa talmente enorme. Meno male che questo lo riconosce. In fondo, che vita abbiamo fatto? Ci siamo limitati in tutto. Già. C'è 4 cavalli, 2 carrozze, questa villa a Chaillot, un appartamento a Parigi, dei guardaroba pieni d'abiti, di biancherie. Con la somma che avevamo ci si doveva vivere a lì. E il guaio è che ne rendete conto troppo tardi. Che cosa possiamo fare col poco denaro che ci resta? Penso anch'io. E allora? E allora non vedo. Sono ricorso ad amici, a parenti, ho cercato di occuparmi, di lavorare. Ma ragazzi, ma non ne sapete proprio niente della vita voi. La vita. Se non avete le tasche piene, non sapete come sbrogliarvela. Stupidi che non siete altro. E io? Che farei? Io che soldi non ne ho mai avuto. Eppure qualche spasso me lo sono preso lo stesso. Vuol dire che uno la piega a... Voglio fare uno scherzo. Dove andate? Non vi riguarda. Si sa. Insomma, vi prego, lasciatemi passare. Andate nel salone a giocare? Sì. Posso accompagnarvi? Ma io non vi conosco. Si sa. Ma no. Siete divertente. Me l'hanno detto sempre. Però potreste dirmi almeno il vostro nome. Ci tenete proprio? Naturalmente. Non mi piace parlare con gli sconosciuti. E allora? Mi credevate morto. No, bambina, non sono morto. Anzi, sono più vivo di prima. E ben deciso a farvi pagar caro tutto quello che avete fatto. Vi spiego. Non c'è niente da spiegare, so benissimo tutto. Cosa avete fatto dei miei gioielli? Dove è andato a finire il mio danaro? Me li avevate regalati. Farveli godere col vostro amante, vero? Siete una ladra. Sapevo di trovarvi qui. A ciò sono venuto. Mi era stato detto, voi vi siete burlata di me, io mi prenderò la mia rivincita. Cosa volete fare? Soprattutto. Anche le malefatte del vostro amico. No. Cosa fareste se mi mettessi a gridare che è un... No! Gioco fatto, va, più, carta. Scoprite, Tantiere. Re. Re, perde. Due, vince. Se li tira il re, si paga il due. Ma sì, ve lo dico. Un momento di follia. Mi sono subito pentita. Ho capito di aver commesso una grande sciocchezza. Dite davvero. Mi sembra che mentisca. Con voi c'è sempre poco da fidarsi. Non sono tornata subito con voi perché avevo paura. Mm. Mi mettete tanta soggezione? Oh, questo poi. Sì, sì.
Allora andiamo via subito. Lasciarlo così? Domani. No, non domani. Presto. Ma no. Che fate? Non qui. Mi scriverete? Vi scriverò. Un militare cerca di voi, madame. Che è successo? Una disgrazia. Pare che la vostra villa di Chaillot sia andata a fuoco. Oddio mio. Siamo rovinati. Non ci resta più nulla. Chissà per quanto tempo dovrà ancora esporsi così. Perché vi ha insegnato a giocare in quel modo? Brava, rimproverami ora. Dopo che vi ho salvati. Questo è il ringraziamento. Si sarebbe potuto tentare la sorte senza... E rimetterci anche la camicia. Ma via, accusa piuttosto te stessa. Io? Tu l'hai rovinato con tutte le tue pazzie. Scoprite? 5. 5 perde. 4 vince. Cavalier de Grie, uscite. Voi non giocate onestamente. Voi fa. Vergogna. Qui non c'è posto per voi. Uscite. Ma io li voglio bene. Le donne. Ma appunto perché li vuoi bene dovresti lasciarli. Forse hai ragione. Cocchiere, fermate. Lasciamelo che mi parli. No. Gli scriverà. Cocchiere, tornate verso Parigi. Sembra di tornare indietro di 20 anni. Soltanto? No, non essere così crudele. Sapete che sono in collera con voi? Davvero? Perché? Voi lo sapete il perché? Sicuro. Io sarò buono con te. Ma tu? Oh sì, vedrete come sarò buona anch'io. Sei contento ora? Avevi paura che ti avesse dimenticato. Ma no, non dimentico. Per la buona notizia che ti ho portata, tutto dopo. Padrone, un'altra bottiglia. Però non mi hai detto cosa ti scrivo. Stasera alle 9 devo trovarmi la porticina del giardino. Non
meravigliosi. Contenta? Potete ritirarmi. Vi avevo detto che sarei stato buono con voi. Datemi la vostra mano. Aspettate qui. Dove va? Silenzio. Ma no. Spogliandomi in fretta. Vado a letto. Badate, forza la porta. Andiamo, lasciatemi dormire. Ecco, dormo già. Benedetto. Si è allontanato. Adesso. Adesso vi spiegherai. Che cosa c'è da spiegare? Non sei qui da me. E dunque non è già tutto spiegato. Ho sofferto tutto. Ma ora non soffrire più. Tutto pronto per la fuga. Cugine, dove? Dove vuoi tu? Portami il capolino. Si possa essere felici noi due soli insieme. Ma non quando ti vedo dimentico tutto. Tutto il male che mi hai fatto. Non te ne farò più, te lo giuro, mai più. Questo cancello generalmente è chiuso. Ehi tu, che fai laggiù? Vieni qui. Perché il cancello era aperto? Rispondi. Ah, non vuoi rispondere, eh? Lo vedremo. Voi restate a guardia. Non potevi essere là che per ordine di Manon. Confessa, sarà meglio per te. Vada, Fatima, vada. Cosa facevi laggiù? Parlerò. Andiamo. Andiamo. Apri, ti ho detto, altrimenti faccio buttare giù la porta. Nasconditi. No. Ah, basta. Buttate giù la porta. Non vi ha azzardato toccarla. Ma come avete pensato che potessi voler bene a voi? Guardatevi e guardatevi. Gli voglio bene a lui solo. Volevo fuggire con lui, sicuro. E ora fate quello che mi pare. Toglietele quella borsa. Ah. I miei gioielli, eh? Arrestateli. Di questo passo arriverai al patibolo. Non era precisamente questo che io speravo da te. Avete ragione, sono miserabile. Ma se sapeste una passione terribile. E non me ne posso liberare. Tutto quello che potevi fare di male lo hai fatto. È vero tutto. Di gradino in gradino sono sceso sempre più in basso. Credete che non lo sappia. Povero figliolo mio. Userò di tutte le mie conoscenze. Andrò anche dalle rezze, corre, ma ti libererò, figlio mio. Ora lasciami andare. Addio, papà. Te tieni. Leggilo pure, te lo farò io. Sei fortunata tu, altrimenti saresti partita con noi per l'America. Finalmente, non mi è riuscito a venire prima. Mio padre non mi lasciava libero. Calerà la cordicella che gli ho fatto avere. Tirerà su queste fughe. Potrà discendere. Ma naturalmente, tutto è stato preparato come ti ho detto.
potrebbe cadere. Bisogna sapersela cavare nella vita. Lei non ha mica un padre potente che possa farla uscire. Attenzione! Chi va là? Siamo scoperti. Fermo, fuggiamo. Chi va là? Porta a spalle. Prenditi questa fatica. È inutile. Me ne vado. Lescaut. Sono proprio curioso di sapere quello che c'è di là. Qualche notte. Te lo vengo a raccontare. Scherzi. Vuol dire che non stai male. Ma no. Credevo peggio. Parola d'oro. Lescaut. Cosa? Ah, volevo dirti presto a liberarla, se no te la mandano in America. Lescaut. Cosa volete? Voglio a quella donna là. Proibito parlare con le detenute. Sentite, mi chiama. Allontanatevi se non volete essere arrestato. Mi scusate, lasciatemi parlare un momento con te. Ho detto di battervi. Lasciatemi allora venire con voi. La seguirò in silenzio, non dirò una parola. No, no, è proibito, andate via, andate via. Ve lo chiedo per carità. Volete che mi metti in ginocchio dinanzi a voi? Ah, è pazzo, è un povero no, pazzo. No, che non sono pazzo, ma lo diventerò. Mi scongiuro, non posso abbandonarla così. Ma lasciatela qui, resta con noi. In buona compagnia, vero? Lasciatemi scendere, lasciatemi andare da lui. A voi, prendete tutto quello che ho. E anche il mio cavallo. Ma dovete permettermi di venire con voi. E tutto quello che avete? Tutto. Guardate qui. Ora soltanto la morte potrà dividerci.
Accettando questo posto di governatore, io ero ben deciso ad alleviare quanto più fosse possibile le sofferenze di queste disgraziate. In tal modo avete seguito la vera via indicata dal Vangelo. Al contrario del mio predecessore, io vorrei ottenere il pentimento non con la severità, ma con la dolcezza. A proposito, eccellenza, vorrei parlarvi di quelle due persone che vi stanno tanto a cuore. La coppia De Grief. Sì, eccellenza. Quanto cammino bisogna fare in questo paese per trovare un po' d'acqua. Come sei sudato, caro. Oh, ma tu hai la febbre anche oggi. No, sto benissimo. Ho parlato con il cappellano, sai? E che ti ha detto? Mi ha detto... Buongiorno. Oh, il nipote del governatore. Ho voluto venirvi a salutare prima di andare a pranzo. Ci fate spesso l'onore di venirci a trovare. Perché vi dispiace? No, no, al contrario, non mi fermate. No, non posso, mio zio mi aspetta. Arrivederci. Racconta, che ti ha detto il cappellano? Ha detto che il governatore è molto ben disposto verso di noi. Spera di ottenere il permesso per il nostro matrimonio. Caro. Vieni, vieni, la minestra è pronta. Ebbene, eccellenza. No, non darò mai il mio consenso a questo matrimonio. Ma signor governatore... Mio nipote, non più tardi di ieri sera, mi ha confessato d'essere innamorato di quella donna. E vorrebbe sposarla lui. Già. Ma questa, eccellenza, è una cosa inumana. Quei due sono già come marito e moglie. Non sarebbe giusto, non sarebbe onesto separarli. E credete che tutto questo io non me lo sia ripetuto più di 100 volte da ieri sera. Ma veder soffrire quel ragazzo non posso, è superiore alle mie forze. È giovane, dimenticherà. No, zio, non dimenticherò mai. Senza quella donna posso vivere. Sono capace di fare una pazzia. Come posso informare quell'uomo in Francia? In fondo su lui non pesa nessuna colpa. Ma si tratta di rendere regolare una situazione. Oh, zio, neanche tu credi ma non così colpevole. Sono certo che me la lasceresti sposare. Forse la mia presenza qui è inopportuna. Permettete che vada, eccellenza. Andate. No, zio, non mi hai mai negato nulla. Vuoi la mia infelicità. È triste quello che vuoi farmi fare. Tu sei il padrone qui. Puoi fare quello che vuoi. Era dovere di coscienza avvertirti. È un pazzo quel giorno. È un innamorato. E voi sapete quello che vuol dire. Gli parlerò. Cercherò di convincerlo. Non vi riuscirete. È un ragazzo viziato. Da che è nato, le ha avute tutte vinte. Suo zio non vede che per i suoi occhi. Insomma, no, non è colpa tua. Una fatalità terribile si abbatte su di noi. È proprio quando si poteva sperare di essere felici per sempre. Una volta ne hai parlato, l'ho respinto. Ha osato. Vado a trovarlo. Forse non c'è altro da fare. Ma sii prudente. Stai tranquillo. Addio. Dio vi protegga. Buonasera. Buonasera. Eravate diretto alla nostra capanna. Sì. Siete molto buono di onorarci ogni sera. La vostra compagnia mi piace. Qua si vive fra selvaggi. Anch'io venivo a trovare voi. Me? Sì, avrei da dirvi due parole. Volete scendere un momento da cavallo? Desiderate parlarmi? Dite pure. Io amo Manon. E sono disposto a dare la mia vita. Voi vi dimenticate con chi parlate. Non ho detto nulla che potessi offendere. Ho esposto semplicemente le mie ragioni. Le vostre ragioni? E ne avete? Voi vivete in uno stato di concubinaggio con una donna, qui. E questo? Ma voglio rendere regolare questo unione. Vorrei il permesso del governatore. Non lo avrete. Non solo.
Noi potremo farvi rimpatriare quando crederemo meglio. Questo non lo farete. Voglio vedere chi me lo impedirà. Avete paura di rimettere la decisione alle armi? Paura io. Voi siete pazzi. Ma vorrei farvi ragionare, riflettere. Eroismo le parole. E allora, sia come volete. Verificate se è carico. Badate, l'avrete voluto voi. Basta con le parole, sparate. Rispondetemi, rispondetemi. Questo deserto. Non importa, non voglio che ti facciano del male. Fuggiamo. No, no, tu resta. Tu potrai provare la tua innocenza. Ma io vengo con te. Ma no, non puoi. Non resisteresti, hai ancora la febbre. Ma io non ti lascerò mai, capisci che non ti lascerò mai. Andiamo. Notizie di mio nipote? Nulla ancora, eccellenza. Quante pattuglie sono andate? 10 in tutte le direzioni. Va bene, vai pure. È stata tutta colpa vostra. Bisogna rimediare. Già fatto. Li ho mandati a chiamare. L'uomo e la donna saranno qui a momento. Ah, forse sono già qui. Ebbene, li avete trovati? No, eccellenza. La casa è vuota. Fuggiti. Ma dove possono andare in questo deserto? Manda gente a cercarli. La grazia, zio, se no non tornano. Sì. Sono lieto di queste vostre buone disposizioni. Un drappello parta subito con la grazia che ora firmerò. Thank you.
passate di qua, via, seguitemi. Ascolta. Che cosa? Delle voci. Vengono a prenderti. No, non viene nessuno. Non ti agitare così. Vengono a prenderti. Fuggi. Fuggi. Sta buono, Manon. Vengono a prenderti. E io non ti rivedrò più. Mai più. Non voglio. Non voglio morire. Sta calma, Manon. Ti salverò. Ma no. Ma no. Cavaliere Grieux, ho qua la grazia per voi. La grazia. Manon è morto.